c'è tanto da vedere. Allora, ho visto Villa Gregoriana e adesso vorrei visitare anche Villa Adriana e Villa d'Este. Ne approfitto per ormai di questa tua compagnia. Ecco, partiamo da Villa Adriana, quella che poi è la Villa. Villa Adriana per me è un luogo particolare, nel senso che è un luogo fuori dal tempo, è un luogo assolutamente spirituale, perché lì tu puoi proprio trovare lo spirito dell'imperatore Adriano, e questo è proprio vero, nel senso che lì questa villa, oltre ad essere stata la villa più grande mai costruita nel tempo antico, che occupava una superficie di addirittura 120 ettari, pari al doppio della superficie di Pompei, quindi una villa di un unico uomo, due volte la città di Pompei, per farti capire proprio la grandiosità. Ma soprattutto lui era un grande architetto, per cui Adriano realizza un sogno a Villa Adriana, si costruisce, diciamo, quello che per lui era la bellezza fatta architettura. Quindi ci sono una serie di edifici magnifici, certamente rimangono i resti di questi edifici, tutto quello che erano i marmi, i preziosi micromosaici, le statue meravigliose, sono un po' sparse in tutto il mondo in realtà. Patrimonio dell'umanità dal 1999, sito UNESCO, sì. Ma in realtà in tutti i musei maggiori del mondo tu puoi trovare pezzi che vengono da Villa Adriana, per cui veramente appartiene a tutto il mondo. È un luogo fantastico, immerso nel verde, ulivi secolari, cipressi antichi, querce, pini marittimi, ti perdi nel tempo, nella storia, risale al secondo secolo dopo Cristo. Ed è veramente un unicum. Senti, quindi era un po' una seconda residenza, che poi forse è diventata la sua principale residenza di Adriano. Ecco. Diciamo che lui, quando era in zona, preferiva vivere proprio a Villa Adriana piuttosto che nei palazzi sul Palatino a Roma. E qui aveva una certa tranquillità in cui proprio meditare, pensare e progettare. Per cui la villa viene costruita nell'arco dei 20 anni di regno di Adriano, perché terminano i lavori solamente con la morte dell'architetto capo, cioè lui. Certo, quindi alla fine è andato, però oggi è rimasto comunque una parte importante da visitare. Sì, è stata riscoperta nel Rinascimento, e per cui è diventato un luogo, una meta importantissima, ma ancora oggi lo è per tutti gli architetti del mondo, da Michelangelo, Raffaello, Bernini, Borromini, tutti sono passati per Villa Adriana per studiare le forme inventate dall'imperatore architetto. Anche lì la villa è sempre aperta, è sempre accessibile. La villa è aperta tutti i giorni, a un prezzo che varia dagli 8 euro agli 11 euro quando c'è la mostra, e la visita può durare anche una giornata intera se vuoi, perché è veramente vasta, però normalmente la visita guidata dura un paio d'ore. E poi si arriva a Villa d'Este, perché ovviamente vedendo Villa Adriana non puoi non vedere anche Villa d'Este. Esatto, anche perché sono intimamente collegate, visto che l'architetto di Villa d'Este alla metà del 1500, per ordine del cardinale Ippolito, fa degli scavi proprio a Villa Adriana e prende non solo molto materiale, per cui nel giardino di Villa d'Este, nel pavimento del giardino, trovi frammenti di marmi colorati che provengono proprio da Villa Adriana. Ma soprattutto idea, ispirazione anche per la realizzazione del giardino a terrazze, no? Un giardino pensile meraviglioso a tre livelli, dove si proprio dispiegano tutte queste fontane meravigliose. Parliamo di circa 500 fontane che funzionano tutte grazie alla pressione dell'acqua naturale e alla legge di gravità. Non ci sono pompe, non c'è forma di energia artificiale a Villa d'Este. Quindi i cosiddetti giochi d'acqua, insomma, sono frutto di Villa d'Este. Assolutamente. Che poi diventa modello per tutti i giardini d'Europa. Quindi Villa d'Este nel 500 viene presa a modello, poi successivamente per Versailles, per la Reggia di Caserta, per i giardini degli zari in Russia. Quindi un'esportazione del Made in Italy eccezionale. Ligorio, l'architetto di Villa d'Este, un napoletano quotatissimo all'epoca, una sorta di archistar, ha insegnato tantissimo, ma ha preso molto dall'imperatore Adriano. E beh, sicuramente insomma lui è stato fondamentale. Ma allora, ma secondo te qual è poi la differenza tra le tre ville sostanzialmente? Anche se poi forse sono tutte e tre, esatto, collegate. Ma qual è l'elemento fondamentale che le collega, come con le pestiere, no? Che tu trovi poi in tutte e tre le ville, dove c'era l'allevamento dei pesci. L'acqua è l'elemento che caratterizza Tivoli in generale. E la differenza è che sono veramente invece diverse dall'altra come aspetto. Quindi venire a Tivoli è come fare un viaggio nel tempo. Quindi l'antica Roma con Villa Adriana, il Rinascimento con una Villa d'Este, il romanticismo ottocentesco con Villa Gregoriana.
bello, 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 bello. Beh, devo dire, guarda, veramente Tivoli potrebbe essere una vacanza tutto l'anno anche da diversi punti di vista, veramente. Sì, invitiamo tutti a venire, ma soprattutto parla proprio di questa città, perché veramente paradossalmente non è così conosciuta, quindi abbiamo bisogno di persone come te. Va bene, allora sarò una turista portavoce di Tivoli. Un'ambasciatrice. Grazie intanto. Parco Laghi Reali, devo dire che mi hanno dato un ottimo consiglio, perché la struttura è veramente molto molto bella. Adesso mi devi spiegare però che cosa racchiude questo parco. I romani, venendo a Tivoli, avevano a disposizione questa enorme quantità di acqua che loro utilizzavano sicuramente per bere, come mezzo di trasporto verso Roma, perché a Tivoli avevano anche la pietra, il famoso travertino che loro utilizzavano. E una delle cose particolari era l'allevamento del pesce. Infatti a Villa Adriana c'è proprio la peschiera dove veniva allevato il pesce. Ecco, e quindi praticamente c'è questo collegamento, perché anche qui c'è il pesce. Che pesce, certo, c'è in queste vasche? Il pesce tipico della Valle dell'Aniene è la trota fario, che si riconosce perché ha una livrea particolare, dove possiamo notare delle macchie rosse che sono più o meno accentuate a seconda poi di dove viene pescata, e che noi stiamo provando ad allevarla, e per quest'idea siamo stati anche premiati con l'Oscar Green dell'agricoltura dalla Camera di Commercio. Dopo la trota, che altro troviamo? Noi abbiamo una serie di salmonidi. Allora, come dicevo, la trota fario è quella tipica dell'Italia centrale e dell'Aniene. Poi c'è la trota eritrea, che in realtà è una trota che è stata importata primi Novecento insieme al salmerino di montagna o di fonte, che è quella, la trota eritrea è quella che noi troviamo normalmente al supermercato, che è quella trota scura perché è morta, ma adesso quando le vediamo nelle vasche si capisce perché si chiama eritrea, perché i colori ricordano l'irite dell'occhio. Poi c'è la salmonata, che è sempre un'iridea, che però viene alimentata con mangimi a base di farine di crostacei, quindi prende questa colorazione rosata e ha un sapore un po' particolare, insomma, si riconosce. Quindi è molto, la salmonata molto buona. Sì. Ho intravisto anche un ristorante, quindi immagino che poi, purtroppo, ahimè, sono belle, però vanno a finire in padella in qualche, certo, modo. Per completare la giornata, proprio dopo le escursioni, uno viene con un po' di appetito, quindi si fa la sua visita aziendale, dove noi spieghiamo tutti i metodi di allevamento, perché noi partiamo, per esempio, per la trota fario, dalla produzione primaria, cioè dalla spremitura delle uova e dalla spremitura del seme dal maschio. Poi dopo questi prodotti li proponiamo nel ristorante all'interno del parco, oltre naturalmente a pesce di mare, tartufo, porcini, le cose diciamo classiche. Abbiamo una linea di cucina chilometro zero, con la salmonata affumicata fatta in casa, una tecnica di cottura sotto vuoto, praticamente spiniamo la trota, la spezziamo, la mettiamo sotto vuoto e la
lessiamo con tutta la bustina praticamente, quindi resta non stoppacciosa come succede di solito, sì, per il morbida, pesce lesso, ecco, quindi rimane comunque e non perde morbida. Soprattutto non perde le sue proprietà nutrizionali. Senti Ruggero, poi magari vado a vedere anche il tuo ristorante così mi faccio venire qualche voglia. Hai parlato più volte giustamente del fiume Aniene, che io intravedo anche qui giù, se non sbaglio, quindi siamo, cioè l'acqua che vediamo. La particolarità di questa azienda è stata proprio questa, cioè hanno sfruttato, logicamente no, Villa Adriana o Villa d'Este, ci sono degli schizzi enormi a Villa d'Este, no? Ma all'epoca non c'era l'energia elettrica, no. Anche se, piccola parentesi, Tivoli ha avuto un ruolo importante nell'energia elettrica, perché è stata la prima città ad essere illuminata da energia idroelettrica, cioè quella che sfrutta la forza motrice dell'acqua. Quindi Villa d'Este utilizzava proprio le differenze di livello, no? E qui in questa azienda è stato utilizzato lo stesso metodo, cioè noi prendiamo l'acqua per caduta, cioè senza uso di energia elettrica, senza pompe, attraversa tutte le varie vasche, i laghetti, tutto l'allevamento, diciamo, e poi torna naturalmente al fiume. Cioè noi prendiamo, no, passa, entra, passa e riesce. Non viene, non viene spinta da pompe a fare il circolo, sì, proprio sì, entra naturalmente e riesce naturalmente. Ma quando nasce questa struttura? Questa è una struttura che si può definire un precursore degli attuali agriturismi, perché è nata intorno agli anni 70, quando non c'era nessuna idea di agriturismo e tutte queste attività più o meno connesse. E proprio perché c'era questa possibilità di questo canale ex irrigazione del fondo del terreno, tre personaggi di Tivoli hanno avuto questa idea. E veniamo ad oggi, dove appunto un turista viene qui come me, può fare tranquillamente la sua visita, fate sì, anche immagino pesca sportiva nei laghetti. Come attività agricola sì, possono praticare anche la pesca sportiva, e per i più piccini c'è una pesca chiamata rapida, perché praticamente loro pescano e poi dopo in realtà pagano quello che riescono a pescare. Ah, quindi li agevoliamo, insomma, li agevoliamo. Dai, andare vicino, insomma, anche per le famiglie è importante, no? Cioè, soprattutto per far trascorrere una bella giornata in proprio, mezzo alla natura. Sì, ma infatti è proprio ideale con le belle giornate per passare una giornata fuori porta, no? Ruggero, io ti ringrazio, a questo punto però vado a sbirciare nel ristorante. Va bene? Grazie. Grazie a te. Questo angolino di Mirko è veramente un posticino grazioso, veramente anche molto caloroso e accogliente. Grazie. E grazie insomma di avermi accolto così con tutta la tua famiglia. Però adesso mi devi raccontare un po' la storia di questo posto, insomma, anche perché ho scoperto che è una storia molto lunga, tramandata di generazione in generazione, sì, dove tu rappresenti un po' la tradizione, ecco. Ma praticamente tu pensa che inizia con un'osteria dove si facevano i supplì, si facevano i filetti, no? Quelle cose lì. Poi siamo andati in campagna e facevamo queste fettuccine fatte a mano, la carne alla brace. Poi mamma non c'è stata più, io ho avuto i figli e ho pensato di andare avanti, perché comunque questo lavoro mi piaceva e forse loro
l'avranno ripreso da me, non lo so, perché volontariamente si sono fermati accanto a me. Senti, però io leggendo anche un po' il menù, e veramente oggi ho mangiato di tutto, dal panino allo street food, poi magari vi chiederò anche qualche altra informazione, a questa stupenda frittura, ho visto delle ricette niente male, quindi anche la cucina insomma è molto curata, molto attinente a quello che è il territorio. Comunque sono tutte ricette semplici, non sono molto elaborate, perché noi miriamo più alla qualità del prodotto. E quindi quando il prodotto è buono, quando è buono l'olio, è buona la pasta che magari abbiamo fatto in casa, e sono buone le verdure che sono biologiche, i tortellini che sono squisiti, va bene, appunto perché sono fatti in casa, con una pasta fatta in casa. Ognuno diciamo qui ha il suo ruolo, e loro sono bravi nell'amministrazione, Marianna è brava nell'accoglienza, poi c'è mio genero che invece lui è la parte innovativa del locale, diciamo, no? Come si chiama tuo genero? Il mio genero si chiama Gioacchino, che noi chiamiamo tutti Mino. Allora chiamiamo anche Gioacchino, così almeno abbiamo presentato certo, questo quadretto familiare. Certo, dai. Certo. Ciao, Vanessa. Salve, piacere, Adele. Piacere, Gioacchino. E ha avuto questa idea dello street food, ci piaceva a tutti però. E allora scusami Anna, io ti interrompo. Gioacchino, allora, mi devi parlare un po' dello street food, i panini sono ottimi. Uno street food che letteralmente significa cibo di strada, però elaborato in modo piacevole e gustoso. E soprattutto pedale. Insomma genuino, esatto, perché veramente esatto. devo farvi complimenti. Grazie. Perché prima ho mangiato un bel panino, oltre questo, vedi Anna, oggi ho proprio mangiato tantissimo. Senti, mi hai parlato però di diverse strutture, quindi Angolino di Mirco, street food, poi le altre quali sono? L'altra è l'Osteria Monteflavese, che è Villa d'Este, che si trova a fianco proprio all'entrata di Villa d'Este, e una pizzeria tavola calda, Villa d'Este. Oltre a queste strutture che ho elencato, a un certo momento del nostro percorso abbiamo avuto l'opportunità di accorpare a questa struttura, cioè soprattutto all'Angolino di Mirco, una sala storica che si trova al piano nobile del Palazzo Santa Croce. Questa sala è una sala bellissima perché è stile primi Novecento, affrescata, dove abbiamo pensato di lasciare la struttura così com'era, dando solo un'innovazione a quello che era l'arredamento, per dare un contrasto tra antico e moderno. E quindi immagino che magari lo utilizzate per ricevimenti, certo, insomma feste un po' anche certo, particolari. Infatti è adibita proprio per questa tipologia di eventi e niente, là si fa anche una cucina ancora più ricercata rispetto a quello insomma, che è la tradizione. Devo dire che veramente accontentate le esigenze un po' di tutti. Beh, sì, ognuno cerchiamo ognuno, sì, sì. Cerchiamo di abbracciare un po' tutta la rosa della ristorazione. Gioacchino, visto che sei così, sei veramente molto addentrato nella storia dell'attività, sì. Mi spieghi adesso perché si chiama l'Angolino di Mirco? Beh, l'Angolino di Mirco perché inizialmente si chiamava l'Angolino. Poi c'è stato purtroppo un evento drammatico per la nostra famiglia, perché è venuto a mancare il figlio della signora Anna, cioè Mirko, il fratello di mia moglie, mia cognata, e allora abbiamo pensato di dedicarlo a lui e quindi siamo riusciti a mettere il nome l'Angolino di Mirko per ricordarlo. Beh, Anna, io penso che ci siete riusciti veramente, eh? Devo dire che veramente siete una bella famiglia, oltre che ad essere una stupenda azienda, quindi Mirko in qualche modo c'è. Allora facciamo così, io vi ringrazio di questa conoscenza e vi auguro, eccole qui, a voi e cincin, e vi auguro tante belle cose, grazie. Grazie. Abbiamo dedicato due puntate per presentarvi Tivoli, perché devo dire che questa città offre davvero tanto ad un turista.
Passeggiando per il centro nei piccoli vicoli si fa un tuffo nel passato, del resto l'antica città di Tibur è dopo Roma la città che racchiude la gran parte delle testimonianze culturali e monumentali del Lazio. Una località adatta a tutti, gli amanti del turismo enogastronomico trovano a Tivoli la possibilità di soddisfare i loro gusti nei tanti ristoranti e locali della città. Gli amanti legati al turismo e al benessere possono coccolarsi con le cure e i trattamenti termali. Gli amanti del turismo culturale, devo dire che Tivoli offre davvero un'ampia possibilità di scelta. Villa Adriana, patrimonio dell'UNESCO, Villa d'Este con le sue innumerevoli fontane e giochi d'acqua e Villa Gregoriana, uno dei parchi più belli d'Europa. Insomma, consiglio a tutti, almeno una volta, di venire a visitare Tivoli. In vacanza si sa, bisogna fare anche due conti e come nostra abitudine vediamo quanto si può spendere mediamente per una settimana. Albergo in mezza pensione, tenendo conto ovviamente del periodo, della tipologia di struttura, si può spendere mediamente 60 euro per un totale di 360 euro per la settimana. Ristoranti in media 20 euro, spese varie 100 euro, totale 600 euro. Mi raccomando, io vi do appuntamento la prossima settimana per un'altra vacanza da condividere insieme e come dico sempre, viaggiate insieme a me. Ciao!